Buongiorno. 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 Thank you.
Sì, allora eccoci con un nuovo video. Sabato 23 novembre, ormai manca praticamente un mese al Natale, ma mi sembra ieri che aspettavo le vacanze estive, invece fra meno di un mese sarò in vacanza finalmente per le vacanze natalizie. Tra l'altro vacanze super rilassanti quest'anno e super fighissime perché quest'anno abbiamo deciso di andare via, perché io non amo sinceramente, non sono una che ama andare di qua, andare di là, a me piace stare a casa, soprattutto nelle vacanze, perché è un modo veramente per rilassarmi al 100%, perché come sapete ho una vita molto intensa, dove praticamente lavoro tutto il giorno, sto fuori casa tutto il giorno, quindi nelle vacanze voglio godermi al 100% la casa, che ovviamente non posso fare come vorrei durante l'anno. Però quest'anno abbiamo deciso di farci questo grandissimo regalo perché andremo in settimana bianca, quindi un bel regalo natalizio. Andremo a Moena, dove è stata Alessandra l'anno scorso, si sono trovati benissimo, un posto bellissimo perché è in Trentino, quindi un posto davvero bellissimo. E quest'anno ci faremo questo regalo. Tra l'altro un anno abbastanza intenso perché siamo andati via parecchie volte quest'anno. Tra l'altro fra una settimana andrò a Torino, una giornata per un evento speciale, ma non vi voglio dire di più. Poi fra 2 settimane più o meno andremo invece a Bologna a trovare la mia amica Elisa, quindi altro weekend super impegnativo. E poi stiamo anche un attimo pensando, valutando di andare a fare un giretto in montagna dalle mie amiche Erika e Emile, però adesso dobbiamo un attimo metterci lì proprio a tavolino e decidere il weekend giusto. E poi volevo andare anche nel nuovo anno a Parigi da Filomena. Diciamo che è tutto un periodo un po' così, ci stiamo veramente mettendo lì a studiare un po' a tavolino le giornate e i periodi un pochino più fattibili per fare tutto ciò. Comunque inizieremo con questa settimana bianca e sinceramente non vedo l'ora che arrivi la settimana bianca per rilassarmi al 100%, e perché quest'anno ce n'è bisogno. Allora, mattinata super produttiva, sapete che io non sto mai con le mani in mano, non sono una tanto da girarsi i pollici sul divano, devo sempre trovarmi qualcosa da fare. Uscire non posso uscire perché siamo segregati in casa, perché fuori sta diluviando, tra l'altro sono usciti già dei torrenti, è già uscito comunque dell'acqua in alcune zone, tra l'altro in un paese anche qui vicino a casa mia. Quindi stamattina assolutamente chiusa in casa, dovevo andare da mia mamma, ma non riesco perché non posso comunque rischiare di mettermi in macchina con questi nubi fragili perché è veramente terribile. Quindi stamattina chiusa in casa, poi non ho neanche la macchina perché Mauro me l'ha portata in officina perché mi deve cambiare le ruote, devo mettere le ruote invernali, anche perché io la macchina la utilizzo tantissimo, vado fuori città. Quindi ho bisogno assolutamente delle ruote invernali. Comunque, vi stavo dicendo che non sono capace di stare con le mani in mano, quindi stamattina ho già rivoluzionato un pezzo di cucina. Sapete che dovrà arrivarci il piano induzione, perché stiamo cambiando il piano induzione, cioè stiamo cambiando il piano cottura, lo prenderemo in induzione come vi ho già detto in un po' di video, anche nello scorso. Quindi nell'attesa di aspettare finalmente questo boom, perché non vedo l'ora, ho rivoluzionato un po' la cucina, ho fatto dei piccoli cambiamenti, così mi è venuto questo schizzo. Sapete che ormai sono diventata amante del
minimal, cioè meno cose ho e più sono contenta. Da che passo? Allora, passo da uno stile shabby, quindi nell'avere cuoricini ovunque, la casa piena di roba. E tra l'altro, mi ricordo, ne parlavamo anche con Filomena, che Mauro, tutte le volte che entrava in casa, mi diceva: sembra che sto per entrare nella casa di un chirurgo, perché era piena di cuori, piena di cose. E in realtà adesso è già un bel po' di tempo che sto riducendo il tutto, sto togliendo, 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 perché mi piace proprio la casa minimal, meno cose ho, più sono felice. E stamattina ho rivoluzionato un pezzo di cucina. Allora, mi sono munita di ovviamente il mio amico fidato stucco. Noi utilizziamo questo qui, che è lo stucco in pasta per interni, metti a fuoco, ok. Questo qui è uno dei miei amici più fidati, perché ogni tanto vado a coprire dei buchi e se non ho lo stucco non so come fare. Quindi stucco. E poi la seconda cosa che ho utilizzato per questo piccolo cambiamento è questo, il colore bianco. Rigorosamente bianco. Cosa avrò mai fatto stamattina? Vi faccio vedere. Allora, iniziamo da qui. Allora, erano tre. E in questo periodo qui voglio meno colore. Erano rosa e azzurri, mi piacciono tantissimo. Li terrò sicuramente, perché li andrò a appoggiare da altre parti. Però qui vicino al frigorifero preferisco lasciare tutto libero. Quindi ho tolto tutto. Diciamo che rimane tutto più pulito, tutto più lineare, come vedete. Tanto comunque colore ne ho in cucina, e quindi ho preferito toglierli perché, boh, mi dà l'idea che sia tutto un pochino più lineare. Non lo so. Poi soprattutto da quando ho il tavolo, questo qui in legno, mi sembra più pulito, più pulita proprio la zona della cucina, meno roba in giro, mi dà l'idea di essere meno pasticciata. Spero abbiate capito cosa voglio dire. Da questa parte qui ho eliminato anche qui il quadretto di disegno che avevo e niente, lascio così. Perché poi in futuro, in futuro, in futuro arriverà una modifica anche da questo lato qui della cucina, ma non vi voglio dire niente perché non so quando lo faremo. Quindi niente, vi tengo un po' la cosa in sospesa, però ci sarà un piccolo cambiamento e quindi preferisco così avere tutto assolutamente lineare. Questa è la situazione e devo dire che non lo so, adesso come adesso mi piace di più. Per qualcuno sarà vuoto, ma a me piace. Questo è il cambiamento che abbiamo voluto fare. Non lo so, a me piace di più. Entrando c'è meno roba in giro. Adesso sono un po' fissata in questo, quindi va bene così. Allora, tra l'altro, nel togliere il quadretto che c'era lì vicino al frigorifero, guardate cosa è successo: si è spaccato in mille pezzi, distrutto il legno. Sono andata in mansarda per prendere il colore, ho sentito un botto micidiale, ho detto qui è caduto qualche quadro. Ero sicura al 100% fosse caduto quello lì sopra la macchinetta del caffè, invece no, è caduto quello a fianco al frigorifero, anche perché erano un po' ballerini quei quadretti, quindi forse è meglio così averli tolti, e questo è il risultato. Allora, adesso sistemiamo un attimo la cucina, perché ovviamente è da sistemare, c'è un po' di caos, e mettiamoci al lavoro.
Ho messo tutto a posto, finito adesso, ho liberato finalmente tutta la cucina, il top della cucina, perché era un disastro, e ho passato il Dyson soprattutto nella zona qua dove mi è caduto tutto, perché era tutto pieno di legno, non so come non si sia rotto il vetro, assolutamente resistente perché è caduto per terra e non si è rotto. Ok. Adesso passiamo al salotto. Ho recuperato due pile, perché queste qua di IKEA, perché allora le ho prese dalla cesta che ho qui sul Kallak. Sono andata da casa quando 2 giorni fa e ho acquistato la ghirlanda, questa qui che vedete qui sul camino. L'anno scorso avevo assemblato dei pezzi di rametti di pino e che quest'anno utilizzerò per altro, quindi mi sono presa la ghirlanda. Allora, io non amo le ghirlande quelle troppo voluminose, perché non lo so, anche per quanto riguarda la decorazione del camino, io amo l'essenziale, amo il più semplice, amo le decorazioni più semplici possibili. Non mi piace riempire troppo la casa e non mi piace riempire troppo il camino, è una cosa che non mi piace assolutamente. Mi piacciono i camini addobbati troppo pesantemente, perché secondo me poi perde un po' la finezza che ha il camino in sé. Quindi ho adottato da ormai 3 anni l'utilizzo della ghirlanda semplicissima, e quindi ho preso questa qua di casa. Allora, adesso vado a mettere le pile perché sono scariche, così accendo la lucina e cerco un attimo di sistemarla. Ovviamente ci vuole il cacciavite. Sono andata a prendere il cacciavite. Qua mi piace perché dà quel tocco comunque elegante al camino senza appesantirlo troppo. Poi vabbè, andrò a mettere la calzina, ma quello lo farò poi quando andrò a decorare la casa. Allora, questo qui l'avevo preso l'anno scorso da Casa Shops, e anche la ghirlanda l'ho presa lì, come vi ho detto prima. Allora, ha questo effetto un po' innevato bellissimo con le pigne. Io ho messo le lucine, quelle classiche di IKEA, che mi piacciono tantissimo. Vi dico, ragazze, ho tremato perché, ripeto, mi sono azzardata a fare una cosa che è già un po' di tempo che voglio fare, mesi, forse anche un anno, ma che non ho mai avuto il coraggio di fare, ed è quella di togliere i cuoricini nell'armadio che abbiamo qui in camera da letto, perché come vi ho detto prima abbiamo proprio eliminato del tutto lo stile shabby e l'unica cosa che mi rimaneva erano i cuoricini nell'armadio della camera da letto. Tra l'altro, un armadio che noi abbiamo fatto, abbiamo preso quando abitavamo nell'altra casa, avevamo speso tantissimo perché è un armadio molto grosso, sono 5 metri, arriva praticamente al soffitto,
l'avevamo preso di proposito nell'altra casa, perché avevamo una casa molto piccola, erano comunque 80 metri quadrati, avevamo una casa più piccola e poco posto, quindi ci serviva un armadio molto grande e ho tolto i cuoricini e avevo desiderio di togliere i cuoricini. I cuoricini li avevo attaccati col mille chiodi, quindi sapete la brutta esperienza che ho avuto io col mille chiodi, ma mi sono messa lì, mi sono fatta coraggio, ho detto Federica, ti prego Federica, speriamo che vada bene, e cuoricini tolti. Tra l'altro l'armadio è rimasto intatto, guardate qua. Allora, i cuoricini erano qui, uno qui e uno qui, è rimasto intatto. Adesso vi lo faccio vedere di qua. Oh, finalmente, quando entro non vedo più i cuoricini. Tra l'altro è un armadio veramente che ci era costato tantissimo e quindi l'avevamo mantenuto, non abbiamo fatto la cabina armadio perché la cabina armadio inizialmente doveva essere qua al posto della mansarda. Abbiamo pensato di, avevamo nel progetto, non c'era il bagno qui, ma noi invece abbiamo preferito fare il bagno piuttosto che la cabina armadio, proprio perché avevamo questo armadio molto grosso da riempire, quindi non ne sentivamo la necessità. Quindi sono felicissima, felicissima che non si è rovinato. D'altronde la qualità ovviamente si paga e secondo me fosse stato un armadio IKEA probabilmente mi sarebbe venuto via anche il legno, perché il mille chiodi è micidiale, invece in questo caso no, e sono felice con poco. Allora, sono le 4:30, abbiamo fatto di tutto, veramente di tutto, perché allora Mauro ha dovuto smontare il robottino, perché non vi sto a raccontare cosa è successo, perché è meglio non raccontare cosa è successo. Comunque Mauro l'ha dovuto smontare tutto completamente e adesso dobbiamo sperare che vada a posto. Comunque, vabbè, togliendo questo piccolo particolare, io ho sistemato la cucina e ho fatto altre modifiche. Io non devo stare a casa, ma la pioggia rovina, quindi il sole torna presto. Allora ho fatto una piccola modifica, prima vi ho fatto vedere che ho tolto i quadretti e ho fatto un'altra cosa, adesso vi faccio vedere. Ecco qui. Allora, vi ricordate che avevo il tavolino qua? L'ho tolto perché a breve, come vi avevo detto tempo fa, andremo a mettere il microonde, quindi la colonna microonde qua sopra. E quindi non volevo, siccome rimarrà abbastanza alta, vabbè, non altissima, arriverà praticamente alla fine del dosatore dei cereali. E quindi, visto che entrando ci si troverà poi questa colonna bianca un pochino più alta, ho pensato di alleggerire tutto togliendo il tavolino che avevo qui, perché tanto aveva un top diverso rispetto al top della cucina, era in legno pitturato, quindi niente, ho preferito toglierlo per non avere troppe cose e per ora ho messo questa pianta. Poi vedremo se andare a mettere una colonna che va poi ad attaccarsi alla colonna del forno e del microonde, comunque tutto da vedere, ovviamente, come vi avevo detto, spostando poi quello lì sopra o addirittura da un'altra parte. Comunque per ora ho tolto il mobiletto che sono andata a mettere in cameretta con sopra la TV. Pronta per uscire, tra l'altro vedete le luci, e pronta per uscire stasera, molto 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 easy, cioè proprio ho preso le prime cose che mi capitavano, quindi pantalone nero largo con questo maglioncino che avevo preso l'anno scorso, e perché fa freddo e basta. Tanto stasera staremo in casa di amici, prenderemo delle pizze, quindi voglio proprio essere comoda, anzi forse ho messo già fin troppo, potevo mettermi anche una tuta da ginnastica. Adesso vado perché Mauro mi sta aspettando, è già andato lì, ci sono tutti i pezzi del robottino che vi ho parlato, vi ho detto prima che l'abbiamo dovuto aprire completamente, quindi pezzi di robottino lì, speriamo che asciughino. Vado, 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 perché sennò Mauro poi brontola.